Amici 17, Tommasini e la nuova entry nel cast, gaffe di Garrison. L'insegnante di danza Garrison è stato corretto dal nuovo coreografo di Amici, Luca Tommasini, la gaffe dell'americano. Ebbene sì, il tanto chiacchierato rumor secondo cui Luca Tommasini sarebbe stato il nuovo coreografo del serale di Amici 17, alla fine si è rivelato veritiero, con tanto di presentazione ufficiale durante la puntata di sabato 17 febbraio. Amici 2018, Tommasini sostituirà Peparini, è ufficiale. Mancano ancora diverse settimane all'inizio del serale di Amici di Maria De Filippi, ma nonostante ciò c'è già grande attesa nei confronti della fase finale della trasmissione. Una delle news più battute negli ultimi giorni dai diversi siti, che si occupano di spettacolo, riguardava il probabile approdo, nel cast di Amici 17, del ballerino e coreografo Luca Tommasini in sostituzione di Giuliano Peparini. Quest'ultimo, infatti, ha deciso di lasciare la direzione delle coreografie del famoso talent show di Canale 5. All'età di soli 7 anni dipinse una stanza di rosa, ovvero il colore preferito di sua madre, il colore del tutù. Mamma Lina amava la danza, e il suo bambino non si fermava mai. Lina credeva che il movimento di Luca potesse diventare qualcosa di importante, e fu per questo che a 9 anni Luca varcò la porta del suo primo corso di danza. Un giorno, via social media, Luca mi inviò una foto, che lo ritraeva con indosso una maglia rossa con la scritta sfida, scrivendomi che gli sarebbe piaciuto fare una sfida ad Amici. Questa è la sua nuova sfida, Luca Tommasini è il coreografo di Amici 17. Questa, in sintesi, la presentazione, che Maria De Filippi ha dedicato, durante la puntata del 17 febbraio del suo programma, a Luca Tommasini. Il celebre coreografo romano, alla sua prima apparizione ufficiale ad Amici 17, si è fatto subito notare per aver corretto l'insegnante di danza, Garrison Rochelle, protagonista di un'involontaria gaffe a cospetto di un ospite internazionale. Tommasini, infatti, ha sottolineato come il collega, nel consegnare il disco di platino a Tom Welker, lo avesse definito come silver quando, in realtà, in inglese questo termine indica l'argento e non di certo il platino. Emma ospite di Amici di Maria De Filippi. L'appuntamento di Amici 17 di sabato 17 febbraio, ha visto l'ingresso in studio della cantante Emma Marrone, la quale ha eseguito L'Isola, ovvero il primo singolo estratto dal suo nuovo album, Essere Qui. Per continuare a ricevere le principali news di TV e gossip e di relativi aggiornamenti, potete continuare a seguirci sul sito ufficiale della testata Blasting News Italia.